Buongiorno a tutti ragazzi, qui Tecnarca con un nuovo video in cui parleremo delle novità che ha introdotto questa settima generazione di Pokémon. Anche oggi sono in compagnia di VGC Senior 14. Ciao a tutti ragazzi. Come primo argomento parleremo dell'MT, infatti vedremo appunto come l'MT a quanto sembra rimarranno sempre le stesse 100, però con una differenza, verranno rimosse tutte le MN, tranne appunto alcune che verranno sostituite al posto dell'MT. Come possiamo Sì, questo io vedere, l'ho preso. L'ho preso come un duro colpo. Mi piaceva avere le MN, cioè macchine nascoste. però almeno adesso non dobbiamo Cioè. andare alle eliminamosse per farle dimenticare, spero. Vediamo come alcune mosse verranno eliminate, come per esempio la MT-01, la MT-28, la 76 che appunto è entomoblocco e prenderà il posto di volo, e prenderà, diventerà volo. L'MT94 che al posto di abbattimento vedremo Surf, e Crash Pugno, l'MT98 che invece sarà cascata. Non sappiamo invece quali siano le mosse dell'MT59, 67 e 70, in quanto hanno eliminato mosse comunque Flash, Pirolancio e non mi ricordo sinceramente l'ultima quale sia, la 67, ma se non sbaglio è quella, una di Absol, quella che attacca in 2 turni. E hanno messo 3 mosse, che a quanto pare saranno le uniche 3 inserite con la nuova generazione, ovvero mossa 693, 684 e 694. Non sappiamo ancora se sono nomi in codice, visto che sono file comunque estratti dalle demo. Comunque, non ne sappiamo praticamente nulla. Poi hanno anche tolto quella mossa. Hanno tolto Fossa per mettere Ah sì, Sanguisuga Sanguisuga. e Onclose, che se non sbaglio è tipo Filartiglio o Affilartigli, qualcosa esatto, del per genere. mettere. L'avevamo cercata prima, non ricordo il nome, Corrileone. Cordileone, esatto. Corrileone. Peccato comunque, cioè peccato, per fortuna che Kangaskhan adesso non può più imparare Power Up Punch. Magari nel prossimo VGC, non il 17 ma il Sì. 18, si potranno riutilizzare le mega e Kangaskhan si rivedrà già il Sì, nerf. con questa modifica hanno smontato abbastanza Kangaskhan. Sì, Già esatto. l'hanno droppato. Già l'hanno droppato. Hanno droppato il secondo colpo. Adesso gli hanno anche tolto Power Up Punch. Esatto, diciamo se non poteva fare danni con colpo basso e sdoppiatore, adesso non li può fare neanche con ritorno e power up punch, visto che non le impara. Beh, Infatti, proprio meglio questo così. stavamo dicendo. Proprio questo stavamo dicendo. Eh sì, vabbè, gli hanno droppato il secondo attacco, però comunque c'ha Power Up Punch. E E invece no. invece no. Vabbè, meglio così, Questa almeno abbiamo modifica mi levato piace uno decisamente. dei Pokémon più forti di tutti i metagame, anche se nel 14 magari si è visto un po' meno con l'evolversi del metagame rispetto agli altri. Bene ragazzi, adesso passiamo a 2 mosse interessantissime, ovvero la prima che è una variante di campo elettrico, ovvero campo psichico. Questa mossa è veramente paurosa, in quanto tutti i Pokémon che toccano terra saranno immuni alle priori per 5 turni. Inoltre, alle mosse con priorità, penso e spero anche dai Pokémon che danno priorità alle mosse di stato, come per esempio Tundurus o Liepard. Anche un'altra cosa importantissima è che le mosse di tipo psico saranno boostate. Non sappiamo ancora di quanto, ma penso comunque di 1,2% del Sì, 20%, non di solito. più. Solito 50%. Cosa, Agnello, che dicevi, scusami? Penso il classico 50%, 50 secondo me è un come pochettino con la troppo. Se non Sun e con ricordo la Rain. male, campo elettrico potenzia del 20% le mosse elettro, no? Vabbè. Cioè, dico, ecco, troppo forte, sarebbe troppo forte, sarebbe come avere lo strumento lenti-scelta, dai. Con questa seconda mossa, cioè con questa mossa seconda che mette un tipo di campo, mi dispiace un po' perché mi hanno distrutto uno dei miei Pokémon preferiti e che è stato praticamente il dio del VGC da quando sono usciti i giochi di quinta generazione, ovvero Tundurus. Sì, è vero. Perché considerato anche che ci sarà un Pokémon, e lo andremo a vedere dopo, che metterà il campo di tipo psico. Penso che sarà abbastanza presente e quindi Tundurus l'anno prossimo, nel 2018, non sarà più forte come era una volta, soprattutto anche perché poi gli hanno tolto buona parte della potenza che aveva su Thunderwave. Sì, Se non infatti. sbaglio, gli hanno abbassato la probabilità di attaccare. No,
No, hanno Hanno abbassato. abbassato la precisione al 90. Allora, di sicuro sappiamo che mosse come Swagger o comunque Stordi Raggio sono state nerfate, in quanto appunto adesso la confusione passerà dal 50% al 33%. Infine, Tuononda, se non sbaglio, ha avuto la precisione nerfata a 90 esattamente, e se non ricordo male, anche la velocità, in quanto prima la Tuononda riduceva a un quarto la velocità, adesso invece al 50%. Quindi comunque si può Sì, annullare con 20 in coda. adesso sono quasi la stessa cosa, Tuononda e Bull. Sì, esattamente. Comunque non possiamo. Beh, vabbè, da una parte comunque è meglio perché i giocatori non possono più fare affidamento unicamente su queste due mosse. Devo dire comunque che anche ci saranno dei Pokémon che, come vedremo più avanti, bloccano pure le mosse prioritarie. Se non sbaglio sono il pesciolino, quello che è shiny, diventa, sembra una pizza, Margherita, e Sì. invece quello di tipo erba che sembra un Lopunny di tipo erba, appunto. Eh sì, la bagascia là. Altra mossa importantissima, come possiamo vedere, è Aurora Veil. Aurora Veil, Non sappiamo fortissima. neanche il nome in italiano, ma penso sia Aurora Veil o qualcosa del genere. Comunque, per 5 turni, praticamente questa mossa dimezza il danno delle mosse sia fisiche che speciali. Praticamente hanno preso Schermoluce, hanno preso Riflesso e le hanno messe insieme. Sì, e probabilmente durerà anche come i due Esatto, specchi. come gli specchi, e probabilmente magari la Creta Luce potrebbe aumentare la durata di questa mossa. Quindi Magari. magari arriveremo a giocare breccia. Non penso potremmo arrivare a tanto, però chi lo sa, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Bene ragazzi, queste qua sono alcune delle novità introdotte con la settima generazione di Pokémon, insieme appunto alle forme Alola. Adesso faremo un. Noi abbiamo stilato una lista di Pokémon che potrebbero veramente essere utili nel prossimo VGC e che comunque potrebbero essere dei top tier. Partiamo subito da Alola Raichu, perché se non sbaglio, Alola Raichu impara anche il campo elettrico. Non sappiamo ancora nulla sulle abilità e comunque sulle statistiche, se verranno cambiate rispetto alle forme Alola. E soprattutto appunto riguardo alle mosse. Sì, ma non è manco tanto per il fatto che impari campo elettrico, ma perché in combinazione con Tapu Koko lo mette direttamente lui il campo e quindi Raichu Esatto, si troverà fin ne dal trae primo turno. benefici. Inoltre, se no, magari avrà nuovamente Parafulmine, anche la forma Alola. Magari vedrà No, no, anche c'ha quella, no, c'ha quell'abilità che raddoppia la velocità quando sta sotto al campo elettrico. elettrico. Quindi allora sarà proprio velocissimo questo Raichu. Appunto, non conosciamo le statistiche, però comunque se dovessero rimanere le stesse potrebbe sempre dar fastidio, anche perché come mosse ha mosse veramente fastidiose. Infatti possiamo vedere come infatti ha vinto il mondiale precedente, quello del 2017, avendo mosse veramente veramente fastidiose. 2016 Capra. Hai Sì, 2016 infatti. Non è quello precedente? detto 2017. Ho detto precedente. Vabbè, comunque. Ha vinto. Appunto, può contare di ottime mosse come Bruciapelo, Finto Attacco e addirittura Elettrococcola. Che adesso però purtroppo mi sa che se verrà veramente usata di meno. Altri Pokémon importantissimi per questo nuovo di VGC 17 quasi sicuramente saranno Clefairy e Clefable. Clefairy perché appunto può contare sulle Volcondensi e soprattutto sul fatto che probabilmente non ci sarà più privazione, in quanto è una mossa, se non ricordo male, unicamente tutor. Era tutor. Quindi appunto potrà usufruire la sua Volcondensa tranquillamente. Inoltre con il nuovo timer, appunto insieme sia Clefairy che Clefable, con la nuova tipologia di timer potranno veramente dare fastidio a molti team, in quanto imparano entrambi minimizzato. Sì, questo anche con Chansey che pure abbiamo messo Sì, tra i esatto, che abbiamo Pokémon inserito tre notabili. Pokémon che potrebbero veramente essere interessanti in questo metagame nuovo. Ha importantissima l'abilità di Clefairy, che è Amico Scudo, ovvero riduce il 25% dei danni dei Pokémon avversari al compagno di Clefairy. E inoltre, se lui dovesse prendere mosse come Terremoto, diminuisce anche quelle del 25%. Clefable invece, appunto, stesso discorso per Clefairy, può imparare minimizzato, però se non ricordo male in più può imparare mosse per recuperare i PS. Cosa che Clefairy invece, se non ricordo male, non può fare. Inoltre, beh, le abilità sono Unaware, non mi ricordo in italiano come si chiama in questo momento. Non lo so. Comunque, non... I boost, che ha, i boost positivi degli avversari su Clefable non hanno effetto. Non ricordo sinceramente se funziona anche con Minimize,
Ma non Sì, funziona. funziona anche con Minimize, Funziona. quindi Sì. probabilmente può prendere tutti i Pokémon che hanno usato Minimize tranquillamente con i E suoi attacchi. attaccarli lo stesso. Esattamente, attaccarli senza problemi. Altro Pokémon interessantissimo, sempre con una nuova forma Alola, è Ninetales. Di Ninetales sappiamo ben poco, sappiamo soltanto che la velocità base del Ninetales normale è veramente, veramente alta. Infatti ha 100 di velocità base. Magari potrebbero dargli qualcosa in più in velocità per potergli fare speedare magari Garchomp o Gengar, chi lo sa. Dubito comunque che abbia le mosse, che abbia sempre mosse di tipo fuoco, ma quasi sicuramente potrà imparare Bora. Soprattutto se appunto con l'abilità nascosta, che per la forma normale è siccità e spero sia per la forma Alola scendineve, in quanto potrebbe veramente usufruirne, dato appunto Bora avrebbe precisione 100 su entrambi i Pokémon. Per il resto non sappiamo altro, beh, sappiamo che è il doppio tipo, perché se non sbaglio è ghiaccio folletto. Aniello. Dicevo, se non No, sbaglio Ninetales. stavo. È il ghiaccio Sì, folletto sì, se non sì. sbaglio Ninetales, giusto? Sì, mi pare di sì. Ok, perfetto. Quindi comunque imparerà anche mosse folletto, che possono veramente dare fastidio perché comunque sono delle stab. Un altro Pokémon importante per questo nuovo VGC, anche perché comunque ci saranno abbastanza Pokémon con prepotenza, come vedremo più avanti, è Wigglytuff. Wigglytuff, dicete, perché Wigglytuff, questa graziosa pallina rosa? Rizzo l'ha portato, Re Rizzo, il mitico tre volte campione mondiale di Pokémon, l'ha portato in un regionale, non so se non sbaglio, nel Mississippi, nel 2014, nel VGC 2014, E lo vinse. E lo vinse appunto con questo Wigglytuff. Dava veramente fastidio a tutti i Pokémon con prepotenza. Inoltre, appunto, avendo Tenacia, una volta che prende un boost negativo in qualsiasi statistica, si boosta di più 2 l'attacco speciale. Tra l'altro, ha un Mob Pool veramente varissimo. Infatti, può imparare Magic Brillio, Fuoco Bomba se non sbaglio, Iperraggio, che comunque usava Re Rizzo visto che lo usava con il corpetto assalto. E gode anche di una discretissima bulk. Andiamo avanti, un Pokémon che comunque ha segnato, se non sbaglio, il VGC 2010 e 2011, no, 2011 no, il 2010 sicuro, Anche il e 2015. anche il 2015 esattamente, ovvero Parasect. Parasect è stato usato anche dal nostro compagno di team, Pokémon Zone, conosciuto anche come Alessio Yuri Boschetto, per fare top 8 al regionale di Namur. Non arrivo Parasect, secondo. no, quella è stata a Lione. Ah. Parasect devo dire che è veramente utile come Pokémon, in quanto Sì, impara sia Spora, esatto, soprattutto ora che non c'è Amoongus. soprattutto ora che non c'è Amoongus, e Paraspora, Rage Powder, tutte Bodyguard. queste mosse qua. Quindi comunque può è il, impara anche, quindi appunto abbiamo detto che impara sia Spora che Polverabbia che Bodyguard. Combinato anche l'abilità che, se non sbaglio, idratazione, quella che ridà PS quando viene colpito da mosse di tipo acqua. Quindi appunto Solo che prende il per 4 dal tipo volante e il esatto, tipo quello è volante anche dal tipo è fuoco. molto presente e anche dal tipo fuoco, E quello è che sono purtroppo un problemino, sempre molto infatti. presenti. Il tipo volante però magari insieme a Talonflame magari potrà essere arginato da mosse, appunto come diciamo prima, dal campo psichico. Secondo me Talonflame, che pure abbiamo messo qui, verrà giocato con Corpo di Con Fuoco, corpo non di fuoco, con infatti, è Game Wings. probabile. Anche perché comunque non ci sono Pokémon che hanno mosse prioritarie come Sbigattacco, se non ricordo male. Sì, e non ci sono Perché non c'è Pokémon con mosse. Bisharp, Non non ci c'è sono Pokémon più Kangaskhan. veloci anche. Esatto, non ci Ce sono ne Pokémon sono più veloci. poche. Ce ne sono pochi più veloci. Altro Pokémon importantissimo, nonché il primo Pokémon del nostro Pokédex con prepotenza, Arcanine. Arcanine l'ho usato nel VGC 2015 per fare la top 8 nazionali appunto italiani. Ha una bulk veramente paurosa. In quanto appunto riesce a resistere tranquillamente sia ad attacchi fisici che ad attacchi speciali. Inoltre, appunto, grazie a prepotenza migliora la sua bulk fisica, che è già ottima. Dispone anche di un attacco speciale veramente, veramente fortissimo. Nonché, appunto, un Mob Pool veramente vario. Vediamo, appunto, che ha sia Altruismo che Urlorabbia vampata, appunto, che sono le mosse che ho usato io al nazionale. Impara anche extra rapido, impara Zuffa. Impara fuoco carica, quindi si può usare appunto sia una versione più bulky di questa di Arcanine, che è comunque una versione puramente offensiva. Infatti, impara se non sbaglio anche la mossa elettro, quella di 120 potenza base, che fa veramente, veramente male. E che appunto gli migliora in matchup contro i Pokémon di tipo acqua. Qualcosa da dire riguardo Arcanine, Aniello?
No, è un Pokémon interessante, ma nulla di particolare che mi è piaciuto giocare nei passati mesi. Bene, ragazzi, dai, Un sì, dimmi, dimmi. Pokémon che invece mi piacerebbe giocare è il prossimo che esce, ovvero Machamp. No, prima c'è un altro. Ah, vabbè, è il Scusa, prossimo ancora. ce n'è uno molto più bello, se non ti dispiace, il mitico Poliwrath. Il mitico Poliwrath, che appunto è l'unico Pokémon con Noto Velox, che noi conosciamo con Noto Velox, Per questa per questa generazione. generazione, infatti non ce ne sarà ludicolo, forse c'è Carracosta, se non ricordo male, ma comunque condivide molte debolezze con Politoed, quindi lo vedo veramente inutilizzabile. Tra l'altro Poliwrath, se non ricordo male, è stato anche usato per fare qualche top in qualche regionale americano. Dato che appunto impara Panciamburo. E comunque ha un typing discreto. Ovviamente difensivamente, ma fortissimo offensivamente. Altro Pokémon veramente interessante. Come È diceva Agnello, è Machamp. Machamp. Vuoi dire qualche parola tu? Sì, non solo per le statistiche che ha, per il suo massiccio attacco, ma anche il movepool è molto bello, impara Dynami Pugno e se sarà possibile utilizzare in competitivo i Pokémon che verranno trasferiti da giallo, rosso e blu, si potrà utilizzare con Abisso. Abisso, esatto, Perché che sarà nei giochi di prima infallibile. generazione imparava Abisso e con Noguard sarà infallibile. Devo dire che È sarà giocato veramente bello, scarto. potrebbe essere veramente una bella call appunto per i tornei che ci saranno dopo l'implemento della Pokébanca e appunto dopo la possibilità di scambiare i Pokémon da rosso, blu e giallo a Sole e Luna. Anche se purtroppo con Dynami Pugno è stata nerfata per l'effetto della confusione, non per altro, però è comunque una stab con 100 potenza base che fa Sì. veramente, veramente male. Anche appunto combinato l'attacco massiccio di Machamp. Uno dei due, se non Poi. sbaglio, Trick Room Setter di questo nuovo Pokédex, di questo nuovo VGC, è sicuramente Slowbro. Sì. Slowbro offre ha una grandissima difesa fisica e pecca un po' in quella speciale, ma è comunque elevata. Insieme al suo numero elevato di PS e di attacco speciale, è una velocità veramente veramente bassa, infatti se non sbaglio a 30 o 35 di velocità base, e ha l'abilità indifferenza, no, lui non può essere tauntato, quindi comunque non soffre mosse di stato. Inoltre con strumenti come la bacca prugna o sì, come la bacca pugna appunto, non può essere neanche addormentato. Quindi a meno Se che non non venga sbaglio. mandato KO, noi potremmo settare la nostra Trick Room al 100%. E se non sbaglio, dal momento che si evolve anche in Slowbro, in Slowking. Slowking può avere anche Devolcon l'Evolcon Dance. Dance, se No, non sbaglio. no, Agnello, no, sbagli. No, Non è lui che si allora era evolve. di un altro Pokémon. È Ok. Slowpoke. È Slowpoke che si evolve in Slowbro No, o no, no, Slowking. no, perché mi ricordavo di un Pokémon già difensivamente obeso. Che è quello Wolfgang Dusclops. Dance. No, no, non era Dusclops, era un altro. Vabbè, Vabbè, mi sono confuso io. se lo dici tu mi fido. Adesso passiamo a un'altra forma Alola, che purtroppo devo dire è una di quelle che mi ha deluso di più come colori. Però devo dire, sembra un Pokémon fatto di acidi, Il ovvero Pokémon Mach. Epilessia. Il Pokémon epilettico, esatto, Mach. Adesso, perché abbiamo inserito Mach in questa classifica? Sicuramente per il typing, in quanto veleno buio è un typing veramente ottimo, sia offensivamente che difensivamente. Soprattutto visto il numero elevato di folletto che saranno presenti in questo nuovo VGC. Visto che ricordo, se non sbaglio, i Tapu, per esempio, hanno tutti Il tipo il Fairy. tipo Fairy, infatti. Altro motivo per cui è un Pokémon ottimo, impara Minimize, purtroppo. Quindi può boostarsi tranquillamente l'evasione. Impara anche Scudo Acido. Può colpire tranquillamente quasi tutti i tipi di Pokémon. Perché appunto imparerà sia mosse veleno che mosse buio. Inoltre impara anche Scudo Acido che boosta la sua difesa, se non sbaglio, la difesa speciale di 1, così come accumulo. Altro Pokémon interessantissimo, che però appunto magari sarà un po' meno usato rispetto agli altri, o che comunque potrebbe avere la sua nicchia, è Cloyster. Adesso, perché Cloyster? Perché comunque gode di un'altissima velocità e di un altissimo attacco. In più, la sua abilità è veramente ottima, in quanto appunto ha Skill Link, in italiano non mi ricordo il nome in questo momento, ma comunque è l'abilità che gli permette di
fare il massimo dei colpi con le mosse che attaccano più volte. Poi sarebbero a dire missili spillo, water shuriken anche se non impara purtroppo, semitraglia anche se non impara, caduta massi. E la sua mossa forse più forte è gelo lancia. Esatto, impara anche gelo lancia, che ricordiamo può fare veramente danni, in quanto comunque se si dovessero usare Pokémon come Garchomp con la Sash, comunque Cloyster riuscirebbe tranquillamente a rompere la Sash e mandarli KO. Comunque potrebbe dar fastidio veramente a qualsiasi Pokémon di tipo Drago. L'unica sua pecca, se non sbaglio, è la difesa speciale, che è veramente infima. Sarà 45-60 base contro appunto la sua difesa base, che è circa di 120 o 130. Ora Ok, stanno per finire purtroppo i ora c'è il mio Pokémon della prima pupillo. generazione, ma c'è un pupillo di Aniello, nonché pupillo del VGC14, del 15 e anche del 16, devo dire, ovvero Gengar. Ovvero, Gengar è una bestia questo metagame, soprattutto perché hanno inserito un sacco di folletti e un sacco di tipi erba. Secondo me avrà davvero molto spazio. Esatto, tra Poi l'altro. Eh sì, vai. anche Levitate, che è sempre un'abilità che fa scalpore. Esatto, anche perché può essere usato in combo con Garchomp, sfruttando appunto, abusando di terremoto. Ha Inoltre, appunto, di tantissime tipo mosse. spettro, quindi potrebbe anche avere un compagno con esplosione. Ricordiamo che sono un fan di esplosione. Inoltre, appunto, può imparare veramente tantissime mosse. Purtroppo non avrà Easy Wind, quindi non potrà avere modi di speed control. Però impara Trick Room, che potrebbe essere sempre una mossa a sorpresa. Inoltre, Cioè, noi appunto, con avendo Mondiale ne sia Fango segna. Bomba che Palla Ombra Stab, fa veramente danni a quasi tutto, cioè riesce a colpire offensivamente tutto. Si potrebbe rivelare veramente un grandissimo Pokémon, soprattutto perché non essendoci più Mega Kangaskhan, che gli fa il doppio Sbiga Sacro Punch. Attacco, non può andare KO. Ah, inoltre, dimenticavo, è una pecora nera di Kangaskhan lui, perché impara anche Fuoco Fauto. Perciò Altro. io Sì, lo sì. vedo davvero bene. Sì, infatti potrebbe essere veramente utilizzato, perché comunque impara veramente tantissime mosse, impara anche Taunt se non ricordo male. X, volendo, vero Sciagura. Sciagura, mossa interessantissima, che impara anche il nostro bellissimo Alola Marowak. Purtroppo però appunto non sapendo le statistiche di questo Alola Marowak, possiamo solo ipotizzare. Fare soltanto appunto ipotesi. Quasi sicuramente, visto che appunto impara X e comunque abbiamo visto che impara veramente tantissime mosse speciali, quasi sicuramente sarà un Pokémon più offensivo specialmente. Potrebbe anche avere uno strumento come l'osso spesso, magari che so, si chiamerà osso spettro o qualcosa del genere, che gli permette di raddoppiare il suo attacco speciale, e lì sarebbe veramente un Pokémon fortissimo. Perché Però comunque. sono tutte speculazioni Sì, che infatti stiamo sono facendo, non tutte, è sono nulla tutte di ipotesi che certo. stiamo facendo noi. Ma anche comunque dal punto di vista fisico potrebbe fare veramente male, perché l'osso spesso, ricordiamo, raddoppia il suo attacco, portandolo a livello 50, quasi a 400 di attacco effettivo. Inoltre appunto ha terremoto stab, che fa veramente male ed è lento. Gode anche di un'ottima difesa, ma di una carente difesa speciale. Vedremo che cosa avrà in serbo per noi la forma Alola. Ah, ricordiamo appunto tra le mosse che impara nuove c'è anche Fuoco Fauto, perché se non ricordo male prima non la imparava. Poi rispo. Dimmi, stavi Ah, dicendo? no, poi no, il prossimo Pokémon. Il prossimo Pokémon purtroppo è un brutto Pokémon, un gran brutto Già ne abbiamo anche Pokémon. Ne abbiamo parlato. anche parlato prima quando parlavamo di Clefable e Clefairy, ovvero Cenci. Cenzi. Cenzi purtroppo. Può ottenere l'Evol Condensa, che l'aiuterà a boostare veramente di tanto la sua difesa. La difesa fisica è veramente bassa, quindi comunque prenderà sempre tantissimi danni alle mosse lotta. Ma la difesa speciale invece avrà un boost veramente pauroso, che insieme ai suoi PS base fanno di questo Pokémon uno dei muri più difficili da buttare giù. In più impara anche lui minimizzato, quindi può dare veramente tanti problemi al nostro team. Quello che vi consiglio comunque per i tornei in VGC17 di tenervi pronti con mosse come Boato, Nube o Pulifumo, che possono sempre servire. Altro Pokémon interessantissimo, che appunto potrebbe essere interessante solo una condizione, è Magmar. Magmar è stato usato da molti giocatori anche in VGC13 come Station Park, che ha fatto, se non sbaglio, top 8 al mondiale con questo Pokémon. Perché?
perché imparava, aveva, c'era un evento che imparava, era stato distribuito un evento di Magmar con, sono qui. Ora, sono qui, combinato all'effetto delle Vol Condensa e dalle sue mosse, appunto dalla sua bulk, sia dal punto di vista fisico che speciale, e da sono qui, può dare veramente, veramente fastidio. In più a corpo di fuoco, quindi può dare tantissimo fastidio agli attaccanti fisici se dovessero essere bruciati. Ricordiamo appunto che è uno degli unici Pokémon, tra l'altro, un po' questo è un Pokédex che pecca veramente di Pokémon di tipo fuoco, motivo per cui appunto Pokémon come Scizor potrebbero essere usati in ampia scala. Qualcosa da dire, Aniello, riguardo Magmar? Non è Solo un che non Tokipillo? condivido il fatto che l'hai messo, perché No, l'ho messo effettivamente non è un soltanto, Pokémon. l'ho ripetuto, l'ho detto, ho messo soltanto appunto se ci sarà un Perché evento con sono qui, potrebbe dare veramente, veramente difficile. fastidio. Poi, Dicevi? non condivido nemmeno i prossimi due, ovvero Gyarados e Lapras, soprattutto Gyarados, perché io sono abbastanza sicuro, almeno all'inizio del metagame, che verrà molto molto usato da poco con Raichu, e quindi Gyarados, diciamo, non va proprio a braccetto con questi Eh sì, due. lo sappiamo purtroppo, ma è un po' così con tutti i Pokémon acqua. Alla fine Gyarados è un concentrato di potenza fisica. Sì. È di potenza fisica, prepotenza, perché comunque appunto è la sua abilità, è una delle abilità migliori nel gioco. Che appunto fanno di Gyarados veramente un grandissimo Pokémon. In più, se non ricordo male, anche una difesa speciale veramente elevate. Inizia appunto il suo attacco, la possibilità di imparare Dragodanza e Cascata, che comunque gli è rimasta come MT adesso, visto che non è più un MN. Secondo me Gyarados può dare veramente fastidio anche in questo caso. Altro Pokémon interessante è Lapras. Perché Lapras, direte? Prima di tutto perché appunto Trick Room è una mossa che potrebbe essere usata, e tutti i Pokémon lenti, secondo me, possono trarre vantaggio da questa mossa. Lapras è uno di quei Pokémon lenti che ha una bulk veramente ottima e ha mosse come Ultimo Canto che appunto in endgame possono rivelarsi veramente utilissime. In più ha una delle mosse più forti del gioco, ovvero Liofilizzazione, che colpisce in danno 2x tutti i Pokémon di tipo acqua. Quindi per esempio Pokémon come Gyarados addirittura prendono il 4x dalle mosse di tipo dall'utilizzazione appunto. Purtroppo però non impara idropompata. Questo è una grande pecca, però ha idropompa o acqua di sale. Infine ci sono gli ultimi due Pokémon del Pokédex di Kanto, ovvero Ditto, che potrebbe essere usato in quanto comunque da questo metagame abbiamo imparato che avere un Pokémon boostato fa sempre bene. Quindi appunto, Soprattutto se con la red card. Grande esatto, ringraziamo Mark per l'ispirazione di Ditto. Mark. Appunto, possiamo dire che Ditto, entrando in campo con Sosia, può copiare il Pokémon che preferiamo noi. Può veramente dare fastidio all'avversario, in quanto avrà un po' potrebbe ritrovarsi poco contro un Ditto Scarf, per esempio, o un Ditto con una Stratosfera, non so, un qualcosa che comunque gli può far fare più danni del Pokémon normale. Infine, l'ultimo Pokémon del Pokédex di Kalos è l'unico Pokémon, se non ricordo male, in grado di imparare Tailwind, ovvero Vento in Coda, ovvero No, non è Aerodactyl. vero. Ah no, infatti c'è Non anche è. Crobat, vabbè, comunque è uno dei pochi a imparare. No, però è uno dei pochi che la impara salendo di livello. Ah, ok. Aerodactyl, che grazie appunto al suo typing, la sua velocità elevatissima velocità, ovvero 130 di velocità base, forse è il Pokémon più veloce di questo Pokédex. Sì, perché se non ricordo male, Più veloce, credo. Talonflame. Cosa? No, Crobat è più veloce, credo. ha pure 130 Crobat. Infatti, insieme a Crobat è il Ah, più ok. veloce. Poi, sì, ci saranno Weavile che ha 122 di velocità base, Talonflame che ne ha 126. Ma non mi sembra ci siano Pokémon più veloci, appunto, di Crobat e Aerodactyl. È importantissimo, appunto, la sua funzione da Pokémon Supporter, in quanto può imparare sia Bodyguard che Vento in Coda. Inoltre, vabbè, può imparare Taunt, che potrebbe sempre servire in questo metagame. Imparare Oxlade. Impara Rockslade, esatto, che comunque è una mossa che serve sempre, in quanto fa flinciare, anche se non sappiamo se ancora è stata nerfata o meno. Infine, puoi imparare anche Gelodenti, se non sbaglio, anche Rogodenti, che comunque possono offrire coverage all'intero al nostro team. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Questa prima parte del video finisce qui, dato che appunto già abbiamo rubato mezz'ora del vostro tempo. Sì, infatti ci siamo dilungati un pochettino troppo parlando di ogni singolo Pokémon.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto. A domani con un nuovo episodio, anzi con il secondo episodio di questa analisi del Questa BGC, analisi. 2000, del BGC 2017. Ringraziamo inoltre il nostro compagno di team, Dagger Punch, per averci preparato questa lista, a cui ho aggiunto poi qualche Pokémon di sesta generazione. Un abbraccio da Tecnarca da BGC Senior 14 Ciao ragazzi. e dal team Infinity. A domani con un nuovo episodio.